Natural contro doped. Questo è il tema che viene più spesso affrontato nel mondo del bodybuilding. Il format Natty or Not nasce in America, precisamente in Canada, da Greg Duchette, un bodybuilder e successivamente influencer che, portando questo format, ha fatto tantissimi numeri nel mondo del fitness. E tanto che tuttora, seppur il suo canale ha più di 3000 video, il suo terzo e quinto video più visto sono il Natty or Not su David Lale e Jeff Side. Il suo scopo iniziale è sempre stato quello di informare soprattutto le nuove generazioni su ciò che è possibile ottenere da natural e ciò che non lo è. In Italia il canale più conosciuto che tratta di questi temi è quello di Flavio Raponi, che infatti ha avuto e tuttora ha tanto successo perché dice la sua senza giudicare la scelta del soggetto. E partiamo però dalla base, la genetica. Se hai una bella genetica e te ne rendi conto, perché metti tanto muscolo nel giro di poco tempo, ti rendi conto che riesci a fare magari quello che gli altri, pur sforzandosi e facendo tutte le cose al massimo, non riescono a fare. Io l'ho sempre detto in diversi video: la genetica è lo steroide più potente sul mercato. Il tuo amico non si allena come ti alleni tu e mangia quello che gli fa la mamma e sgarra spesso e comunque è sempre tirato e mette tantissimo muscolo. Purtroppo ricordati che nella vita non c'è meritocrazia in tutti gli ambiti. Tu fai tanto, studi il corpo umano, ti impegni e sei preparato, però l'influencer che si allena a caso è più grosso di te. Se voi guardate Coleman o Bumstead prima dell'utilizzo di sostanze, avevano un fisico pazzesco e non sono diventati così grazie ai farmaci, ma è la loro genetica il fattore principale che trascina tutto. Poi ovviamente i farmaci amplificano questa crescita e quindi sono arrivati ad essere migliori. Ricordatevi che poi purtroppo è il mercato che gli chiede di essere così. Capisci che hai un'ottima genetica, inizi magari a vincere alcune gare natural importanti, sei competitivo e capisci che potresti dire la tua a livello nazionale o addirittura a livello mondiale. E parte importante, hai un bravo coach che è in grado di consigliarti veramente, e non per il suo interesse, a discapito della tua salute, e magari a quel punto compi quella scelta. E prima di vedere ciò che ti puoi aspettare da natural o doped, parliamo di questa frase: ma loro comunque fanno la dieta e si allenano, è per quello che sono così. Grazie a cazzo. Cioè, nel senso, questa frase non riesco veramente proprio a capirla. Sei un atleta, sei un professionista che decidi di mettere a rischio la tua vita, perché sai che è così, devi fare la dieta, devi allenarti al massimo, hai deciso che quello è il tuo lavoro. Prendete come riferimento un ragazzo o una ragazza che si allena bene, mangia bene, dorme bene, cura l'integrazione. Poi il fattore doping amplifica le cose, ma non sminuisce il resto. Ma ragazzi, le altre cose non devono cambiare. Altrimenti che punto di riferimento sarebbe? Probabilmente potrebbe essere così per l'abuso di sostanze e non per altro. Dovete prendere consigli da chi vi dimostra di sapere e non da chi è il più grosso, anche se purtroppo in questo mondo il fattore fisico ovviamente incide. Ma ora vi faccio un altro esempio. Io ho da sempre avuto deltoidi e braccia dominanti. Questo significa che sono io la persona giusta per darvi consigli su come avere spalla e braccia grosse? Io di braccia faccio 4 esercizi alla settimana e di spalle 4, ma a me va bene così perché il mio corpo risponde bene in quel modo. Se un ragazzo è così per la sua genetica e o steroidi e non per meriti, che consigli utili pensate gli possa dare? Ma quanto muscolo può mettere un natural? Quello che accade è questo: nei primi 5 anni avremo una crescita veloce di massa muscolare, poi nei successivi 5 avrai una crescita un po' più lenta e più passerà il tempo e meno muscolo il vostro corpo sarà in grado di mettere. Però il mondo è vario. Io all'inizio del mio percorso in palestra pesavo circa 60 kg e l'estate scorsa in definizione sono arrivato a 80. Ragazzi con una genetica migliore della mia probabilmente saranno in grado di mettere più muscolo e altri invece magari faranno più difficoltà. Ma a te non deve interessare, tu devi pensare di diventare la tua migliore versione. Poi se vedi che metti un botto di muscolo, male non fa. Ma cerchiamo di non essere invidiosi, sprona il tuo amico anche se è più grosso di te. In una ricerca si è visto che gli uomini tendono ad arrivare al loro limite genetico se mettono dai 9 ai 18 kg di massa muscolare. Invece per le donne questo limite viene raggiunto in un range che va dai 5 agli 11 kg. Questo se si rimane natural. Ma se invece si utilizzano sostanze? Il mondo degli anabolizzanti è vastissimo, però parliamo dell'ormone più conosciuto, il più importante, il testosterone. Il testosterone è l'ormone chiave per il nostro sviluppo muscolare. E quindi se si decide di utilizzare sostanze, il testosterone è la base.
In uno studio del 1996 hanno testato con dosi di testosterone sovrafisiologiche diversi gruppi di persone. In totale erano 43 persone divise in questo modo. Un gruppo che non si allenava e non usava testosterone, un gruppo che si allenava e non usava testosterone, un gruppo che si allenava e usava testosterone e un ultimo gruppo che non si allenava e usava testosterone. Prima di vedere i risultati, però, vediamo di quanto era questa dose di testosterone. La dose era di 600 mg. Grammi a settimana. È tanto? È poco? Ora ti spiego. Fino ai 100 mg si parla di TRT ormonale, terapia prescritta a soggetti che soffrono di testosterone basso. Fino ai 200 mg si parla di TRT sportiva, ovvero soggetti che vogliono aumentare il loro livello ma non forzando troppo la cosa. Contate che con questi livelli potreste ancora rientrare in un range natural, ma ovviamente portandolo al limite. Dai 200 ai 500 mg a settimana iniziano ad essere livelli alti. Con le analisi si vede subito ed è una bella spinta che date al vostro corpo. Dai 500 mg ai 600 mg è la dose solitamente per chi vuole diventare un professionista. Ha deciso che vuole fare di questo il suo lavoro. Ecco però, i professionisti di alto livello si spingono anche a 1000, 2000, 3000, fino in alcuni casi anche a 5000 mg a settimana. Nella categoria open, non essendoci un limite di peso, si utilizzano dosi più alte. Però non è detto che un Man Physique non abbia le stesse dosi, perché fino a qualche anno fa la categoria Man Physique non aveva anche quella al limite di peso. Quindi penso che ci siamo capiti. Ecco, quindi 600 mg sono una dose importante. E tornando allo studio di prima, dopo 2 mesi e mezzo questi sono stati i risultati. Il primo gruppo non ha guadagnato niente. Il secondo gruppo 2 kg di muscolo. Il terzo 3,1 kg e il quarto 6 kg di muscolo. Ma che cosa dobbiamo capire da questo studio? Che prima di tutto sono valori medi, quindi significa che ci sono soggetti che ne hanno messi di più o di meno. Ovviamente anche nel mondo degli steroidi la genetica conta. Poi si tratta di soggetti probabilmente con poca esperienza in sala pesi, perché 2 kg di muscolo in 2 mesi e mezzo da natural è veramente un grande guadagno muscolare. Poi il gruppo che non si è allenato ma utilizzava steroidi è cresciuto di più di quello che si allenava da natural. Ed il gruppo che si allenava e utilizzava steroidi è cresciuto 3 volte di più rispetto al gruppo che si allenava da natural. Conclusione del video: se utilizzi sostanze ovviamente cresci di più. Però ragazzi, chi se ne frega? Imparate da chi è in grado di trasmettervi qualcosa, che sia natural o che non lo sia. Non deve esserci una guerra tra questi due mondi. Dobbiamo però, secondo me, capire gli steroidi, il loro utilizzo, il loro scopo, e poi, se riuscite, so che è difficile, però osservate come si allenano le persone e non quanto sono grosse. E ricordatevi che ci accomuna la passione per questa disciplina, la passione per questo stile di vita. Non trasformiamo tutto in odio e in negatività, perché ce n'è già abbastanza.